Amici di Video Calabria, come promesso, sono nuovamente qui a Corigliano Calabro per continuare il mio percorso al Presepiamo. Con me nuovamente il presidente della Proloco. Andiamo. Domenico, eccomi di nuovo qui. Grazie per essere venuti e grazie a Video Calabria per il servizio e grazie a tutti i collaboratori naturalmente. E qua siamo nel presepe che ha realizzato il signor Genova ed è una riproduzione del nostro castello ducale. Nel bel mezzo del centro storico, un altro presepe. Sì, un altro presepe realizzato dall'Istituto Comprensivo Leonetti di Schiavonea e, come vedete, anche realizzato da ragazzi ed è stato realizzato anche questo sul posto e, come vedete, insomma, non manca niente. Non manca niente e io voglio dire, i presepi sono tutti belli, poi naturalmente è normale, a qualcuno piace di più uno invece dell'altro, ma la passione che hanno questi ragazzi per i presepi è da ammirare. Mancare le scuole elementari. Ma certo, le scuole elementari hanno fatto anche loro e fanno il loro impegno, insomma, per i presepi. Questo è stato realizzato dall'Istituto Comprensivo Thieri di Corigliano Scalo e praticamente parlando con il preside hanno voluto rappresentare la Corigliano antica con l'ammasso di cemento che c'è oggi. Davvero numerosissime le scuole che hanno partecipato al Presepiamo e qui abbiamo un'altra scuola elementare. Sì, un'altra scuola elementare, quella dell'Istituto Comprensivo Statale di Cantinella. E certo, le scuole sono una forza importante sia per la Proloco sia per il comune di Corigliano, perché come vedete, se non c'era l'impegno delle scuole e dei privati, questa manifestazione penso non si poteva fare. Non solo scuole ma anche privati. Beh, come avete potuto notare, abbiamo alternato scuole e privati. Questo è stato realizzato dalla signora Tavernise, una nostra amica, vicina alla Proloco pure, e è stato curato anche, vedete, nei minimi particolari, tutto fatto con le sue mani. Ha messo anche gli alberi senza foglie. Sì, ha messo gli alberi, ha creato un paesaggio invernale. Un'altra scuola, l'Istituto Tecnico Commerciale. Un'altra scuola, questi sono un po' più grandicelli, l'Istituto Commerciale Luigi Palma. E come potete vedere hanno fatto veramente un bel lavoro.
Noi abbiamo due presepi. Sì, due presepi. Uno realizzato dal signor Zaccaro di Terranova, un paese limitrofo a Cavigliano, e l'altro realizzato dal signor Esposito, che è un maestro di presepi. Si vede? Proviene da Napoli, c'ha un negozio, la Bottega dell'Arte, a Corigliano Centro, e lui è la passione, solo i movimenti, a creare i movimenti, a creare tutte quante queste cose qua, e ce l'ha proprio nel sangue la passione dei presepi. Presepe moderno. Beh, qui abbiamo, tanto per cambiare, no? Abbiamo visto i presepi fatti artigianalmente e con un po' di cose, diciamo che rappresentano più antiche, l'antichità, insomma, nella costruzione. Qua invece il terzo circolo, la direzione didattica del terzo circolo, ha voluto rappresentare un presepe moderno. Eccoci qui all'ultimo presepe, Domenico, quello della Proloco. Sì, il presepe della Proloco. Anche la Proloco quest'anno ha voluto dare ha voluto creare un presepe diverso da quelli tradizionali. E lo abbiamo presentato già alla Fiera Ionica che c'è stata nei primi giorni di dicembre. E anche se non è fatto, insomma, in modo, come dicevo, tradizionale, abbiamo voluto apportare questa modifica, penso che piacerà ai visitatori di Corigliano. Amici di Video Calabria, questo è tutto. Venite a vedere il Presepiamo qui a Corigliano e buon Natale a tutti. Ciao!